Amiche e amici di Volumbrite, siamo qui con Francesca Porcellato, che non ha bisogno di presentazioni, vincitrice assoluta di categoria. Allora ti chiediamo, com'è andata questa gara? Beh, la gara è andata bene, faceva parte della serie di gare del Giro d'Italia and Bike, era la settima gara e dunque il gran finale ed è stato bellissimo, ho vinto tutte e sette le gare, ma vincere qua a Torino è stato meraviglioso perché vesto per la prima volta. Vinco per la prima volta il Giro d'Italia and Bike, ho la maglia di tricolore, ho la maglia di campione del mondo, mi mancava la maglia rosa e per noi italiani la maglia rosa ce l'abbiamo nel cuore, è una cosa molto importante. È stata una bella stagione, ho portato a casa due titoli mondiali, molto sofferti ma molto belli e poi questa maglia che mi dà molta soddisfazione. Hai visto molta partecipazione all'evento? Ti sei sentita con tutto il tifo dietro che ti appoggiava? Allora, è stata una bellissima manifestazione, come tutte le altre tappe, perché comunque la land bike attira molto, è appassionante, dunque abbiamo sempre un grande pubblico a seguito. Qui a Torino abbiamo avuto un bel pubblico che ci ha sostenuto. Non lo so, mi sembrava che facessero tutti il tifo per me, non vorrei essere troppo, ma sicuramente quando passavano gli altri facevano il tifo. Dunque sono stati molto calorosi, molto bello. Poi il sole ci ha degnato di venirci a trovare, grande, bello. Allora, ti chiedo se hai dei progetti che stai seguendo in questo momento e che vuoi far conoscere. Allora, in questo momento, ma guarda, io sono molto molto impegnata con lo sport, nel senso che sto puntando a Tokyo 2020, dunque l'impegno è veramente tanto. Però sto sempre seguendo i progetti con i ragazzi nelle scuole e la promozione dello sport paralimpico, perché dobbiamo solo farlo conoscere. È già una grande cosa, però ha bisogno di visibilità e dunque sto lavorando da questo punto di vista. E voi mi state aiutando, grazie. Grazie a te e speriamo di vederci presto in altre gare, magari sul territorio. Terza classificata Valentina Riboira, seconda classificata Roxana Dobrica, prima classificata Francesca Porcellato.